luogo del cuore e, come abbiamo detto, San Carlo. San Carlo per tutti, per quando eravamo giovani, comunque anche da ragazzine, San Carlo era il luogo di ritrovo. Durante il giorno ci sono quelli un po' più anziani che vanno a sedersi, stanno là a parlare del più o del meno. Dopo la sera c'erano, diciamo, noi giovani che ci si raggruppava là a San Carlo, ci si trovava, che dopo si decideva anche ad andare o da una parte o dall'altra in compagnia, però diciamo era il posto di ritrovo di noi tremelicesi. Mese di luglio, giugno o agosto, quando faceva caldo, alla sera dopo cena era lì il ritrovo di bambini e di tutta la gente che si trovavano lì, perché dicevano che era il punto più fresco, che si prendeva il fresco, che si stava bene. Eh sì, ma allora c'era tanta gente. C'è chi si sedeva sul muretto, si parlava a gruppi, si giocava anche a pallone, perché io mi ricordo, quando ero un po' più giovane, si mettevano su due sassi la strada, si faceva la partita di pallone. Era proprio il posto con cui ci si trovava e anche se per caso passava qualcuno degli altri, si fermava, si stava lì a parlare da più o da meno, discutere tutte le cose. Ecco. E dopo bisogna dire che d'estate c'è sempre su una riettina freschina che arriva dal legnone, che la gente gli piace star lì proprio che stai bene. Ecco. Che mi ricordo della chiesetta, che quando appunto era arrivato Don Emilio, anche per noi giovani, aveva cercato di farlo un po' come punto d'incontro. Aveva portato là il ping pong, il biliardino, il calcetto. E dopo, con la gente qua di Tremenico, avevano deciso anche di fare il cinema. E difatti erano andati a prendere tutto, diciamo, le persone, le famiglie di Tremenico, erano andate a tagliare le piante, le assi, avevano messo su sto cinema che si faceva a sabato e la domenica. Dopo adesso, a un certo punto, finito quello, hanno deciso di, giustamente, di fare una chiesetta, diciamo, adesso che fanno le sante messe.